8, le 8 e 46 minuti del mattino, venerdì 23 dicembre 2011. Eccoci qua, l'ultima puntata dell'anno, del giorno delle locuste, che riprenderà naturalmente nel 2012. Buongiorno a voi ascoltatori e buongiorno a un professor Di Stefano che oggi mi sembra Elliot Ness. Come va? Bene, bene, va bene. Sai che è veramente sembra uscito dal cast degli Intoccabili? Sì, se mi ricordassi chi è Elliot Ness potrei essere... Mai sentito nominare Elliot Ness? No, non mi ricordo. Beh, e dire che dovrebbe essere... Questo dovrebbe essere patrimonio suo, capisco Capitan America, ma Elliot Ness, uno degli... delle figure simbolo della lotta all'evasione fiscale, l'uomo che incastrò Al Capone. Ho capito. Va bene. Cioè, Elliot Ness era tipo un visco, però più cattivo. Meno politico. Quella roba lì. Ho capito. Tante cose da dire, tante cose da raccontare anche per questa fine dell'anno, ma come sempre, ogni volta che la fine dell'anno si avvicina, il professor Di Stefano vi prepara qualcosa di speciale, un gran regalo, e anche quest'anno vi invita al Capodanno di Valori, un ultimo dell'anno davvero indimenticabile nella cornice da fiaba di Foppolo. Allora, il programma prevede: arrivo in pullman alla pensione Il Pellicano, una sola stella ma come sberleffo le agenzie di rating, erezione di un pupazzo di neve raffigurante Cesare Previti e distruzione dello stesso con gli yodel iracondi contro l'evasione fiscale, ciaspolata a piedi nudi per protestare contro la deforestazione provocata dagli ski lift, tombolata nel palese con gli alluci in cancrena al posto dei fagioli, lettura integrale del saggio Il Cotechino, fase suprema del capitalismo, del pensatore bretone Jean Vegan, segue dibattito e poi musiche natalizie suonate al kazoo dal volenteroso albergatore, fetta di pandoro industriale, micette a volontà e brindisi di mezzanotte con una frizzante cicuta metodo Champenoise. Tutto questo per soli 89,99 euro, compresa la lavanda gastrica da effettuarsi presso una struttura ospedaliera di eccellenza scelta per voi dal team di Valori. Insomma, un capodanno all'insegna dell'eccellenza anche quest'anno con Valori. Professor Di Stefano, che bella iniziativa. Sì, va bene. Bellissima. Ma avete degli sponsor per organizzare queste cose o fate tutto da voi? No, facciamo tutto da noi. Che meraviglia, che meraviglia. Senta, professore, stamattina c'è Bloomberg apre sull'angoscia degli italiani per il pagamento con la carta di credito. Sì, il servizio di copertina dell'agenzia Bloomberg proprio su questo, sul fatto che gli italiani sono traumatizzati dal provvedimento contenuto nella manovra che abbassa a 1000 euro le transazioni in contante. E secondo Bloomberg a Napoli è già operativa una prassi consolidata, e cioè mega sconti ai clienti di qualsiasi prodotto se sono disponibili a non avere lo scontrino e a pagare soprattutto in contanti e quindi senza il rischi connessi. Vabbè, la solita visione da macchietta degli anglosassoni: ah, Napoli, pulcinella, mandolino e tanta truffa. Sì, purtroppo temo che non ci sia solo questo nella versione dell'agenzia, ci siano dei dati molto concreti e reali. La focalizzazione, secondo Bloomberg, sul tema dell'evasione è molto rilevante, e la movimentazione di contante, come è noto, è uno degli strumenti fondamentali per effettuare operazioni appunto evasive, e quindi mi sembra che l'attenzione presa da Bloomberg non sia solo macchiettismo napoletano, insomma, ma un dato di fatto molto concreto. Lei cerca di infilare la carta di credito anche nell'apposito alloggiamento delle euro per prendere il carrello dell'Esselunga? No. All'insegna della tracciabilità, un gesto nobile per dare l'esempio? No, assolutamente. Per curiosità, la pensione Il Pellicano accetta anche pagamenti in contanti per il Capodanno di Valori o solo carta di credito? Credo solo carta di credito. Solo carta di credito, perfetto. Ci sono anche gli arcivescovi preoccupati. L'arcivescovo di Milano Scola ha paura dello spread, teme le violenze. Teme la violenza prodotta dalla crisi, almeno secondo il titolo del Corriere della Sera, che è abbastanza singolare, dell'intervista che c'è quest'oggi appunto al Cardinale Scola.
Lo ha promosso cardinale sul campo? No, l'arcivescovo, non è cardinale Scola. È cardinale anche lui? Direi. Credo che lo sia proprio concretamente. Comunque la sostanza è che appunto Scola dice la crisi economica è molto grave, temo che ci possano essere ondate di violenze, di violenza prodotte appunto dalle sperequazioni originate dalla crisi economica, e come al solito nella versione del Vaticano ci vuole più etica in economia per superare la crisi. La crisi è il passaggio da superare, ne parlano due economisti di primo piano, ne hanno parlato in settimana Stiglitz e Rubini, che hanno detto qualcosa di consolante. Sì, è vero, il 2011 è stato un anno orribile per l'economia, però il 2012, tranquilli, andrà peggio. Sì, è un bellissimo confronto che è stato pubblicato sulla stampa internazionale, ripreso direi poco in Italia. La sostanza è esattamente quella che dicevi tu, cioè secondo Rubini e Stiglitz la situazione nel 2012 rischia di essere peggiore, e nettamente peggiore di quella del 2011. La causa principale nella versione di Rubini e Stiglitz è sempre la stessa, cioè che le politiche di austerity che sono state varate in Europa, ma in parte anche lo scontro che c'è negli Stati Uniti su questo tema, non possono che alimentare un avvitamento economico che può solo produrre ulteriori condizioni negative, e cioè disoccupazione e con tutti gli effetti conseguenti. Quindi, professor Di Stefano, fossi in lei, per il brindisi di mezzanotte a Foppolo offrirei un bicchiere in più di quella frizzante cicuta metodo champenoise. Sì, dice che è meglio. Che fa parte del pacchetto. Senta, vediamo di fare delle previsioni. Quali saranno secondo lei le tre grandi questioni che dovremo affrontare nel 2012? La prima. Sicuramente la soluzione del tema Eurobond, io credo che resta sul tavolo e che non potrà essere rinviata dopo l'eventuale firma del nuovo trattato sul fiscal compact, come l'ha chiamato Mario Draghi. Quindi subito dopo marzo si ritornerà sul tavolo la questione degli Eurobond come strumento per porre fine all'attacco speculativo nei confronti dell'euro e dei debiti sovrani in euro. Per curiosità, dicesi fiscal compact un CD con canzoni sull'IRPEF? No, dicesi fiscal compact le famose decisioni che sono state assunte all'ultimo vertice europeo, e quindi meccanismi automatici di controllo dei bilanci pubblici dell'area euro, con addirittura verifica preventiva delle bozze di bilancio da parte della Commissione europea, le famose sanzioni automatiche. È di Marinella la cravatta che indossa oggi? No. No? Di chi è? Non lo so. Bella però. Sì. No, molto bella. Molto elegante, molto chic. La seconda questione. La seconda questione è sicuramente riconducibile agli effetti della campagna elettorale americana, cioè come Obama si giocherà la stagione preelettorale. Si vota a novembre e non può non adottare qualche provvedimento sull'economia, solo se l'economia americana riuscirà a sostenere un minimo di recupero può sperare in una facile rielezione Obama. E quindi la politica del dollaro nei confronti dell'euro e della moneta cinese e gli strumenti a sostegno soprattutto dell'occupazione saranno la vera sfida a livello internazionale, anche perché gli americani potrebbero dare un segnale di svolta anche per l'Europa se le scelte di Obama dovessero funzionare. Non si sa bene che cosa possa fare, perché è incastrato, come si vede dal ricatto del Senato e della Camera sotto controllo repubblicano. A proposito di scenari futuri degli Stati Uniti, secondo lei l'acuirsi della crisi porterà a un ritorno del gangsta rap? Credo di sì. Crede di sì. Terzo scenario. Terzo scenario è riconducibile al ruolo che vorranno avere i paesi asiatici. Ricordiamo che siamo passati dal G8 al G20 in modo automatico, senza aver ben compreso quali sono le implicazioni geoeconomiche mondiali. La prossima presidenza del G20 è messicana, e questo secondo me avrà delle implicazioni abbastanza rilevanti nel come i cosiddetti ex paesi emergenti potranno interagire con le problematiche di finanziamento soprattutto dell'area euro. Col sombrero interagiranno. Eh sì, certo.
certo. Lei va, per curiosità, al G20 messicano? No, non vado. Non va? No. Ma, professore, sta per arrivare il Natale e quindi, come sempre, i tradizionali auguri del professore ai bimbi! Bimbi all'ascolto! Il professore, vi fa i suoi auguri! Sei impazzito, non me l'hai neanche detto. Faccio gli auguri ai bambini, si fa sempre. Auguri di buon Natale. Sì, ma sei un po' più empatico ma con le creature. Più empatico, c'ho anche il bambino con la febbre a casa. Faglieli tu gli auguri. No, ho capito, ma a me mi sente sempre. Vabbè, ma bambini. Bambini, buon Natale. Sta arrivando Babbo Natale. Siete stati buoni? Avete mandato la letteria? Dica qualcosa! Non lo so se hanno mandato la letteria. Ma glielo chieda! È una domanda retorica! Poi ci domandiamo perché i bambini e le nuove generazioni non hanno più voglia di sognare. Gli distrugge così il mito del Natale. Io? No, io. Ma cosa c'entra Babbo Natale con noi? L'ho incitata a fare gli auguri. Lei è un po' come l'investitore internazionale che vuole mettere in ginocchio la Grecia. La ristrutturazione Grecia, caro il mio professore, è nuovamente a rischio naufragio. Segnala Bloomberg che il Fondo Monetario Internazionale starebbe cercando vanamente di convincere i creditori di Atene ad accettare un concambio più sfavorevole del previsto per alleggerire il peso del deficit statale. I creditori, che hanno in mano circa 200 miliardi di euro di titoli greci, non sarebbero particolarmente contenti. No, anche perché alla fine stiamo parlando di un taglio rispetto al progetto originale di un ulteriore 15%. In pratica i creditori riceverebbero solo il 25% e peraltro con tempi molto lunghi, perché verrebbero emessi 70 miliardi di euro di nuove emissioni con un coupon del 5%, quindi in pratica 70 contro oltre 200 e con un interesse ovviamente ridotto e tempi molto lunghi, perché si allungherebbe ad oltre 2020 le prime fasi di rimborso. È per questo che alcuni fondi internazionali sarebbero pronti a fare causa ai negoziatori se dovessero decidere di imporre perdite superiori a quelle che erano state originariamente preventivate, cioè il 50%, 100 miliardi. Il Wall Street Journal ha stimato che il nuovo haircut, come viene chiamato tecnicamente, costerebbe 1,4 miliardi di euro alle banche francesi e circa 9 miliardi alle banche greche, mentre le banche italiane se la caverebbero con non più di 200 milioni di euro. Senta professore, ma leggevo anche che ci sarebbe un hedge fund che sta minacciando la Grecia. Sì, quello che dicevo, l'hedge fund Vega Asset Management, il fondo speculativo la cui sede è in Spagna, si è dimesso ovviamente dal comitato che rappresenta gli interessi dei creditori privati e ha minacciato di fare causa ai negoziatori, quindi allo stesso Fondo Monetario Internazionale, se il taglio del capitale sarà superiore al 50%. Vega si chiama? Sì, Vega Asset Management. Lei se la ricorda quando sul radar c'era la flotta di Vega? No. La razza umana non morirà. No, non me lo ricordo. Invincibile sei, perché l'unica cosa che mi viene in mente è Susan Vega. Che combatte con te dentro te. Goldrake. Non l'ha mai sentito nominare? Non me lo ricordo. Mi ricordo che ma c'era. Ma non Goldrake. Può non ricordarsi Goldrake. No, Goldrake me lo ricordo, ma Vega cioè, proprio assolutamente. Ma era bambino quando c'era Goldrake. Ho capito, ma. Cosa guardava la TV? E non mi ricordo, ho cancellato. Va bene. Ho rimosso. Se volete un segno veramente tangibile della crisi, cari ascoltatori, lo avrete dal blocco pubblicitario che segue. Siamo sotto Natale, c'è uno spot e infatti io stavo menando il torrone e prendendo tempo perché non avevo preparato il brano a seguire, quindi tra pochissimo riprende la seconda parte del giorno delle locuste, il crash, il crunch del mercato pubblicitario nel prossimo blocco e poi parleremo con maggiore mestizia. A tra poco. A tra poco.